Allora, adesso andiamo in diretta in esterna, restiamo ad Ortona, ci siamo spostati al porto, vedete Giuseppe Dintino avrà degli ospiti, fra poco ce li presenterà. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa, Giuseppe, che riguarda proprio la presentazione dei lavori di adeguamento del porto. Linea a te, buon pomeriggio a te e agli ospiti. Buon pomeriggio, siamo al porto di Ortona, lo vedete alle mie spalle, al mio fianco c'è il presidente dell'ARAP, l'azienda regionale attività produttive, Giuseppe Savini, e il professor Paolo De Girolamo dell'Università La Sapienza di Roma, che è anche progettista della Modimar, l'azienda che si è aggiudicata i lavori per il porto. Lavori che sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa, anche alla presenza del governatore Marco Marsilio. Allora adesso guardiamo il servizio realizzato da Stefano Recanati, che ci introduce al tema e poi ne discuteremo con gli ospiti. Giornata importante per Ortona dopo l'incubo focolaio vissuto nei mesi scorsi a causa del Covid-19. Infatti, oggi all'interno della sala consiliare del comune è stato illustrato il progetto esecutivo per quanto concerne il dragaggio e il prolungamento del molo sud del porto, che servirà a ridurre i fenomeni di insabbiamento e di agitazione ondosa. Il progetto esecutivo affidato alla società Modimar dovrà essere presentato entro fine mese per poi essere appaltato entro il 2021, mentre l'esecuzione dei lavori e collaudo entro il 31-12-2021. 2024. Questa notizia arriva a pochi giorni dalla tanto attesa istituzione della ZES, la zona economica speciale. Bisogna correre, bisogna accelerare, abbiamo perso troppo tempo, hanno perso troppo tempo, lo abbiamo recuperato bene, oggi presentiamo un'idea progettuale importante per l'allungamento del Molo Sud, è un'opera strategica e ancora più strategica all'interno di un ragionamento di ZES dove dobbiamo dare e continuare a offrire, diciamo, infrastrutture e logistica alle aziende, alle tante aziende già esistenti e magari prevedere dire che ci siano altre aziende. Peraltro il porto di Ortona in questa maniera acquisisce un ruolo ancora più strategico rispetto a quella che è l'autostrada del mare, quindi che dall'Egitto porta a Trieste, e anche in quella che è l'asse trasversale trasfrontaliero che va da Barcellona verso la Croazia. Credo che oggi sia una giornata importante per Ortona. Io spero che non si perda altro tempo nella nomina del commissario della ZES. Va bene il decreto, ma oggi ora ci vuole la nomina del commissario perché dobbiamo recuperare il tempo perduto, soprattutto per i danni economici portati da questo Covid-19, le aziende, il mondo delle imprese hanno necessità di investimenti e di certezze. ZES e Porto di Ortona lo possono dare. Tutti felici di questa giornata perché finalmente la Regione Abruzzo ha fatto chiarezza sul ruolo del porto di Ortona e con questo investimento importante che andrà a completare con il prolungamento del Molo Sud si potenzierà uno scalo marittimo che sulla carta è porto commerciale regionale di rilevanza nazionale, ma che poi in pratica tante difficoltà, tante criticità che devono essere superate. Tante volte sono state riempite le pagine di giornali parlando del porto di Ortona, ma adesso io credo si possa dire sinceramente e chiaramente che alle parole stanno seguendo i fatti. Come questo di far entrare più navi Panamax che portano logicamente un traffico merci più importante che va a vantaggio della terraferma, va a vantaggio delle attività, dell'imprenditoria, dell'economia regionale. Un'opera strategica, ha detto l'assessore al turismo e alle attività produttive Mauro Febo, l'abbiamo appena ascoltato. Allora, professor De Girolamo, in che modo cambierà il porto di Ortona? Beh, il completamento possiamo dire del Molo Sud, perché in realtà il Molo Sud è previsto nella versione di progetto già dal piano regolatore vigente del 1969, porterà a eliminare i due problemi che hanno limitato lo sviluppo del porto negli ultimi 30 anni. Che sono costituiti dalla elevata agitazione interna portuale, specialmente sulla banchina di riva, e dall'insabbiamento dell'imboccatura portuale. La diga sud, che va vista come ultimo completamento dell'imboccatura portuale, e quindi accoppiata con la diga nord, che è stata completata circa una decina d'anni fa, porterà le profondità a circa 12 metri. E quindi sarà possibile dragare i fondali e sarà possibile mantenere poi le quote raggiunte dai fondali per consentire alle navi Panamax di entrare in sicurezza nel porto. Si tratta di un'opera strategica, lo possiamo dire sicuramente, perché consentirà finalmente
a Ortona di decollare. Come diceva questa mattina anche l'assessore Febo, Ortona sarà un punto nodale sia per il corridoio adriatico, cosiddetta autostrada del mare, sia per corridoio trasversale che vede il collegamento tra la penisola iberica e i Balcani con una rottura di carico a Civitavecchia e con Ortona come punto di rimbarco e da Ortona poi si aprono le possibilità sui Balcani, sull'Adriatico meridionale, sullo Ionio e sulla Grecia. E sono certo che quest'opera consentirà di ottenere questi risultati e sono anche contento che nella progettazione sarà coinvolta l'Università dell'Aquila, in particolar modo la Facoltà di Ingegneria e il Laboratorio LIAM, che probabilmente non tutti gli abruzzesi sanno, è uno dei più importanti laboratori italiani in campo marittimo e si occuperà proprio di fare l'ultima verifica sperimentale delle opere che verranno progettate al fine poi di poter scongiurare, cioè di poter fare una valutazione finale. Anche la diga nord fu provata sperimentalmente all'Aquila e quindi trovo che questa sinergia che si è formata tra l'ARAP, il gruppo di progettazione e l'Università dell'Aquila possa consentire il superamento di tutti i problemi del porto. Professore, quando pensa che potranno iniziare i lavori e quando presumibilmente saranno portati a compimento? I lavori andranno appaltati entro il 2021 per una necessità di salvaguardia del finanziamento. Sicuramente il contratto verrà stipulato, spero a breve, se non ci saranno ricorsi. Purtroppo, come succede in tutte le gare d'appalto, ci sono queste possibilità. Se tutte le cose vanno bene, noi inizieremo a fare già da luglio i rilievi che sono previsti per la progettazione e quindi metteremo in campo sia rilievi batimetrici, sedimentologici che sondaggi geotecnici a completamento. Peraltro, fortunatamente dal punto di vista geotecnico, quando fu realizzato il molo nord si ebbe la lungimiranza di fare i cinque sondaggi sull'asse della nuova diga e quindi le attività, diciamo, di campo probabilmente in questa fase saranno più speditive rispetto al caso in cui uno non avesse a disposizione alcun dato. Grazie professore, chiederei ora al presidente Savini di intervenire perché presidente, nei scorsi giorni il ministro per il sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano ha sottoscritto la ZES, la zona economica speciale. Di cosa si tratta e cosa cambia per il porto di Ortona e non solo? Ma non cambiano le cose solo per il porto di Ortona, ma cambiano le cose per l'intera infrastruttura abruzzese dei trasporti. La zona economica speciale è stata istituita con regolamento 1315 dalla Comunità Europea e prevede praticamente di premiare con delle zone dove è previsto anche il credito d'imposta, ma altri strumenti che dovrà alimentare la regione Abruzzo, prevede di trasferire il trasporto da gomma sulle autostrade del mare, questo per risparmiare chiaramente il CO2, quindi la materia è totalmente riservata in ambito ambientale. È logico che l'ARAP, come braccio operativo della regione Abruzzo, ha assunto un ruolo molto importante perché a tutti gli effetti è la stazione appaltante che deve garantire da un punto di vista amministrativo e procedurale che le cose vadano come devono andare e che vengano effettivamente rispettati i tempi che a cui il professore accennava, che sono assegnare i lavori entro la fine del 2021 e poi fondamentalmente consegnare le opere all'inizio del 2025. Nel frattempo bisogna ancora procedere anche alla valutazione di impatto ambientale, ad esempio. Ma sì, queste sono le procedure che prevedono una valutazione ambientale strategica di livello regionale e una valutazione di impatto di livello nazionale, dove anche il presidente Marsilio ha rimarcato stamattina l'esigenza derivante dai prossimi decreti, quelli che stiamo aspettando, l'esigenza
conseguenza di una fondamentale semplificazione di tutte le procedure, anche contestualizzate rispetto al procrastinamento dei tempi determinato dall'emergenza sanitaria. Gli uomini e le donne dell'ARAP, nonostante l'emergenza sanitaria, hanno dimostrato a tutti gli effetti, con un'attività costante nel tempo, di stare al pezzo con quelli che sono le tempistiche, recuperando anche alcuni ritardi precedenti, facendo fede non solo a un fatto di tempistica dettata dalle normative europee, ma dimostrando che a tutti gli effetti l'ente pubblico economico, nel momento in cui agisce come il privato, anche l'ente pubblico è capace di dare risultati uguali se non migliori dell'ambito privato. E questo è l'obiettivo, cioè fare in modo che vengano rispettati i tempi e si porti con il porto di Ortona, e non solo il porto di Ortona, perché il porto di Ortona rientra nell'ambito dei finanziamenti del master plan che vedono ARAP, l'azienda regionale che io presiedo, impegnata anche per gli impianti di Passo Lanciano, per l'ultimazione dei lavori del porto di Pescara. Ecco, e anche per il Fucino, per i lavori di irrigui del Fucino. Perché il nodo delle infrastrutture abruzzesi in questi giorni è uno degli argomenti che tiene più banco nella politica abruzzese, e allora lavori simili a quelli del porto d'Ortona saranno attuati anche in altri porti abruzzesi? Beh, Ortona ha un ruolo importante perché fa parte dell'autorità portuale di Ancona e come pezzo dell'autorità portuale rientra nell'ambito delle autostrade del mare a cui è collegato il progetto della zona economica speciale, ma la situazione generale grida vendetta perché nell'ambito della predisposizione delle reti TEN-T, che sono le reti infrastrutturali dei trasporti della Comunità Europea, c'è un famoso buco, un buco che inizia da Ancona e finisce a Bari, in cui l'Abruzzo sotto certi aspetti era stato tagliato fuori. Noi con queste opere infrastrutturali cerchiamo di colmare questo buco sia sulla parte gomma, sia sulla parte ferrovia, ma soprattutto sulla parte portuale, che è quella che ci fa risparmiare il CO2, cioè che porta sull'autostrada del mare, che è fondamentale per lo sviluppo ecosostenibile europeo e quindi soprattutto anche della regione Abruzzo, come ha detto l'assessore, sia sull'asse trasversale verso i Balcani che sull'asse longitudinale, praticamente, che parte dall'Europa del Nord e va a finire in Africa. Grazie Presidente. Alfredo, linea a te. Sì, solo a beneficio del nostro pubblico dico che sono stati presentati proprio oggi anche i lavori che riguardano il porto di Pescara. Ci sono dei lavori di adeguamento anche per quanto riguarda le banchine di Pescara, dunque insomma anche sulla fronte delle cosiddette autostrade del mare, come diceva Savini, ci sono dei miglioramenti. La mia domanda in chiusura è questa: noi abbiamo, diciamo, tre porti principali in Abruzzo, Vasto, Ortona e Pescara. Come possono essere messi a sistema questi tre scali portuali principali? Poi ce ne sono anche altri, però insomma, soprattutto per quanto riguarda le merci, Vasto e Ortona sono sicuramente dei punti di riferimento per la nostra regione, e Pescara dovrebbe esserlo, credo, per il trasporto invece commerciale, quello passeggeri. Ma la sua domanda è pertinente, perché tutte le infrastrutture vanno messe a sistema. Il decisore politico ha la possibilità di mettere a sistema queste infrastrutture, ognuno con la propria peculiarità. Lasciamo da parte i problemi, quelli tecnici, ormai i porti dell'Adriatico si sanno tutti gli stessi problemi, concepiti con piani regolatori portuali di 50 anni fa, ma che fondamentalmente rimangono intatte le problematiche, l'insabbiamento, la capacità di manovra e i fondali, quello è il nostro problema. È chiaro che il decisore politico, dicevo, ha la possibilità di mettere a sistema queste infrastrutture, perché ci sono i fondi, c'è la nuova programmazione 2021-2027, le sue peculiarità, come le ha Vasto, come le ha Pescara dal punto di vista turistico. E i fondi ci sono perché c'è la nuova programmazione, c'è bisogno di rafforzare il raccordo con le aree interne attraverso le strutture ferroviarie, perché non è pensabile rafforzare il porto di Ortona e il porto di Vasto senza
rafforzare infrastruttura inizialmente su gomma sull'ultimo miglio e ferroviaria, visto che abbiamo la zona più industrializzata d'Europa, nessuno se lo ricorda mai, che è Val di Sangro, e soprattutto quello di gestire i fondi in maniera organica e sistemica verso le priorità di caratterizzazione delle aree portuali come quella di Ortona, oppure in futuro con la nuova programmazione anche con quella di Vasto e a livello turistico con quella di Pescara. Il nostro dovere come azienda regionale delle attività produttive, che stanno al pezzo e conoscono le esigenze del territorio, conoscono le esigenze delle imprese, sanno dove si sta industrializzare o dove le imprese vogliono lasciare, difendere quello che abbiamo e a fare business development, ma per difendere quello che abbiamo dobbiamo, noi abbiamo il dovere di far capire al decisore politico qual è la strada per rinforzare le aree interne e il raccordo con le infrastrutture, quelle diciamo dei trasporti collegate alle autostrade del mare, per far sì che questo sviluppo sia pure anche ecosostenibile. Grazie Presidente Savini, grazie anche al Professor De Girolamo che è stato qui con noi. Dal Porto di Ortona è tutto, linea allo studio. Grazie per questo collegamento.